Ciao ciao raga! Ciao! Allora, questo è un video in cui vi faccio vedere la mia agenda che c'era qui dentro l'anno scorso. Eccola qui. Praticamente sono i fogli del 2016 che ho tolto, ho raggruppato con degli elastici colorati e adesso vi farò vedere. Riguardiamo il 2016. Volevo farvi vedere che era dentro qui nella Filofax questa chiusa con la zip e quest'anno non userò più, non ho comprato il refill da mettere qui, ma ho messo dei fogliettini. Rimarrà questo come diario, rimarrà questa pagina con i post-it. Questo è un segnalibro che l'avevo fatto io. Ho lasciato queste poche pagine come diario, se devo scrivere qualcosa di importante. Poi, come spese, ho lasciato questi fogli a quadretti. Lista spesa sarà una cosa molto importante. Qui voglio scrivere le cose da comprare, poi spuntarle con la X, che mi viene molto bene in questo quadratino. Qui invece le cose da fare. Come avete visto, i divisori sono tutti della mia Marilyn. Ecco, questa è la lista già vecchia del 2016, qualcosa ho fatto, anzi quasi tutto, questa è soltanto una cosa da comprare, ma non comprerò mai, credo, una crema. Quindi per quest'anno serviranno solo questi fogli, diciamo, non farò il diario qui dentro. Ma adesso voglio farvi vedere, ripercorriamo le pagine del 2016. Allora, iniziamo. Questa è la prima pagina. Ho messo degli adesivi. Questa sarei io, molto molto felice. Come no, del 2016, ma lasciamo perdere. Quindi, questa era la prima pagina, quella che avevo messo io. E qua si iniziava. Adesso leggiamo insieme un po' quello che è successo nel 2016. Qui me lo ricordo perfettamente. Non ricor qua inizia non da gennaio, come avete visto, inizia da aprile, perché l'avevo comprata evidentemente in quel periodo. Perciò qui il 2, ma aprile, sì, aprile, a Modena, alla Fiera del Gioco, dove avevamo accompagnato mio figlio, dove l'aspettavano degli amici. Qua sono andata all'Orio Center con Alessia in aprile, non ho niente da gennaio. Poi, qui non è che posso leggervi tutto, comunque. Ah, qui la mia mamma era caduta in casa, si era rotto il setto nasale, giusto? Comunque, ancora adesso il naso non è a postissimo, purtroppo. Vabbè, spesa esse lunga, se volete leggere voi leggete, insomma io leggo le cose più importanti. Depressione profonda, molto bene. Pizza in ufficio, sono andata a sedere dal cinese, ok. Qui balza all'occhio il compleanno di mio nipote, lì aveva compiuto 30 anni. Eh sì, l'ultimo giorno di Alessia, poi parte per una settimana a Miami, mannaggia a te. Qui un po' di shopping. Mia mamma si sì, era bruttissima col naso deformato, adesso gli è andato. Sì, è un po' più a posto di allora. Qui eravamo andati in centro Milano con mio ex, Antonio mio ex, e siamo andati a vedere l'università statale, così è stata una passeggiata. Alessia a Miami, ok, tanto lavoro, bel sole, ma frescolino. Centro commerciale di Arese con Alex, Alessia e Maurizio. Alessia è l'amica di mio figlio, dalle 3:30 alle 7. Oh, qui a Milano con Antonellina mia, e qui siamo andate a mangiare al California Bakery, troppo troppo buono, bisogna ritornarci assolutamente. Chiuso due giveaway, stanca morto per lo shopping sfrenato dei giorni scorsi. Ah, che bello, quella è la migliore stanchezza che ci possa essere. Festa, sono andata a prendere Alessia che era ritornata. Oh, qui Jimmy stava male, è vero, me lo ricordo, per la coda morta. Sì, è vero, è vero. Aveva preso, qui infatti in farmacia per Jimmy, ho preso degli antibiotici, l'aveva preso, è stato bravissimo. E quindi 1º maggio, festa dei lavoratori, poi era guarito, ovviamo. Corso sulla sicurezza in ufficio, me lo ricordo molto,
Molto bene, perché era stato in, vedete che io sono nella compagnia aerea, era stato in inglese, però avevo capito abbastanza ed ero molto molto contenta. Peccato che qui invece ero depressa, ok? Niente spesa. Ah sì, qui avevo trovato mio padre in cortile e l'ho scritto, vedete? Portato papà a fare l'attacco alla testa, pomeriggio di nuovo in cortile, lui, vabbè, gli piaceva andare in giro, anche se doveva stare in casa fermo. Ho fatto tre video, festa delle mamme, ok. Ah, qui avevo portato sia mio ex che Alessandro a vedere Aldo, Giovanni e Giacomo. Peccato che nel frattempo mia madre sia andata al pronto soccorso. L'aveva portato sicuramente mio fratello, non so perché, non lo ricordo più, ma niente di importante perché poi è ancora viva e vegeta, quindi. Ah sì, qua la vaccinazione di Alex da grande, me lo ricordo perfettamente, avevamo trovato anche dei suoi vecchi amici dell'elementare. È stato divertente perché lui aveva una paura pazzesca e invece poi non gli ha fatto male per niente. Sempre depressione, ma questo vabbè, è la mia vita. Pioggia, qui pioveva molto, a maggio è piovuto. Aperitivo da Martina, non so perché. Con Emma, ah, per vedere la casa nuova, ma certo, si era andata a convivere con il suo ragazzo e qui ci aveva invitato tutti, giusto? E qui invece siamo andati con Emma e Simone, cioè la mamma e l'amico dell'Alessandro, cioè Emma e la mamma di Simone, scusate, perché stavamo parlando delle vacanze estive, siccome loro dovevano venire sia Maurizio che Simone, e qui ci eravamo viste per la prima volta, credo. Molto bene, poi casa di Simona per festeggiare Alessio, era il compleanno di Alessio, sì, casa famiglia per papà, forse ci stavamo interessando per una casa famiglia per mio papà, ecco, Carla è mia cognata. Ah, Alex ha provato anche a fare l'arrampicata, qui invece sono andata ad esenzare un'Antonellina, ok, ecco qua. Qua è stato l'inizio della tragedia. Già mio papà, vabbè, stava moltissimo bene. Comunque, poteva secondo me andare avanti benissimo in casa ancora per molto, molto tempo. Invece qui, purtroppo, è caduto dalle scale. L'ho visto dalla finestra e quindi da qui si è rotto il femore, eccetera, eccetera. Mia cognata faceva la notte, è stato spostato a Cernusco. Sono andata la sera, l'ha imboccato l'infermiera. Mentre il giorno dopo l'ho imboccato io, e sapete che per me è stata una cosa molto, molto pesante, ma nel senso che è anche bella, nel senso che ho iniziato a curare mio padre, ecco. Qui invece è stato operato poi, e qui è stato il 16° compleanno di mio figlio, Happy Birthday. Qui sempre in ospedale, eccetera, eccetera, anche qui. Ospedale, non bene, non stava molto bene. Qui è morto mio zio Bruno. Ah, ecco, non mi ricordavo più, fosse stato in giugno, non lo ricordavo. Ok, qui infatti sono andata al funerale. Invece mio papà è stato portato a Vimodrone per fare la riabilitazione. Ok, non devo avere illusioni, ok, vabbè. No, perché qui non sono andata ad Antonellina, anche se era in programma, perché sono dovuta andare all'ospedale. Ok. Ospedale, ho portato pigiami. Qui è iniziata veramente da quella sera in cui è caduto dalle scale, veramente è iniziata l'odissea assoluta. Questo è stato giugno, poi sempre ospedale, sempre, sempre. Sempre ospedale. Qui abbiamo fatto il secondo piercing all'Alessandro, perché il primo era andata male. Visitare casa di riposo, infatti noi giravamo per trovare una casa di riposo adatta e qui abbiamo fatto la pizzata con quelli del mare, infatti Italia Spagna 2-0, beh, si vede che era importante, non me lo ricordo. Qui sono andata ad Antonella, finalmente sono potuta andare. Qui shopping e poi sono partita per il mare. E infatti, vabbè, qui ho messo tutti gli adesivi del mare, estate, me la spasso e ritorno. Purtroppo 2 settimane passano in frettissima e così è
è arrivato il momento di ritornare. E subito, il giorno dopo, vale il centro di Arese, perfetto. Sì, sì, giusto per non farci mancare niente, mi mancava lo shopping. Qui mio papà è andato in casa famiglia, era molto molto bella. Vabbè, e è andato avanti così, con Alessia a Milano, incontrare Antonellina d'Arese, fatto. Relax, qui è arrivata mia nipote, quella, la ragazza dall'Ecuador, è rimasta qui, adesso invece in America, e qui siamo andati con tutti a trovare, questa è l'ultima volta che ho visto mio papà vivo, è vero, sì, è l'ultima volta, perché poi qui, vabbè, vedete tutto allegro perché purtroppo era il mio compleanno e io l'avevo già preparato prima questi adesivi, ma qui purtroppo mio papà è morto il 21, ormai queste pagine le avevo già fatte. Come vedete qui invece ho messo gli stickers neri, qui c'è stato il funerale e poi ho messo tutte queste cose argento e qui era il nome Angelo e R, il mio cognome anche, che inizia con la R. Basta, poi la vita è andata avanti, ma purtroppo io credo che sia stato lo stress di tutto quello che è successo. No, e ce l'avevo già dall'inizio di agosto, cervicali sinusite, ma qui ho iniziato a curarmi, diciamo, cosa che poi mi ha portato ad andare anche a fare i massaggi, altre medicine, ma non passava assolutamente. Desenzano, sono andata da Antonella, visita per il naso, invece poi non sono andata, e qui ho iniziato infatti il massaggiatore, perché ero disperata. Qui è iniziata la scuola. Qui ho iniziato i massaggi praticamente, che mi hanno fatto benissimo. Questo era il terzo, tre massaggi 130 euro, e qui ho pagato. Poi lui mi aveva detto che sua sorella faceva dei massaggi rilassanti, costavano molto ma molto meno perché lei sta studiando, e quindi ho iniziato ad andare da lei, non subito forse. Qui avevo portato dal dermatologo mio figlio. Ecco, ho iniziato qui ad andare da Sara, bravissima, che mi ha aiutato a rilassarmi tutti questi mesi. Ho finito a fine dicembre praticamente. Ecco, qui sempre ricette, farmacia, ma sicuramente per mia madre, e i massaggi. Antonellina a Milano, sono andate insieme, e da qui in poi non ho più seguito molto il diario, però avevo già messo i washi tape, quindi li guardiamo lo stesso. Praticamente è arrivato ottobre, anche con Halloween ho messo questi, poi è arrivato freddo, l'autunno, ho messo gli alberelli, poi ho messo di nuovo le cose rosa, poi questo sempre i massaggi, sì, infatti ve l'ho detto, fino a fine dicembre. Qui è iniziato il freddo, qui è iniziato dicembre credo, sì. E quindi ho messo questi washi molto carini, credo, non so se fosse, sì, forse sono dei Tiger, molto carini. E qui Natale, ecco, questo è stato il penultimo massaggio, questo qui è stato Natale, ma non ho scritto più niente, ve l'ho detto, questo è stato l'ultimo, il 28, qui c'è stato Capodanno, e questa è l'ultima pagina, dove ho scritto The End, la fine, potevo scriverlo anche in italiano, avete ragione, e invece mi è venuto in inglese, yeah! Ed ecco qua, abbiamo finito di vedere tutto il 2016 in un colpo, quindi se vi va ci vediamo in un prossimo video, ciao ciao ragazzi!